Ragazzi, sto iniziando una dieta per migliorare le mie performance per l'Ironman ed oggi in questo video con uno specialista, il dottor Luca Landani, vedrete una prima consulenza per elaborare la mia dieta con dei consigli e dei suggerimenti strettamente personali. E questo ovviamente ci tengo a precisarlo perché quando si va ad elaborare una dieta e quando si vanno a dare dei consigli, ogni situazione è diversa e va elaborata diversamente. Perciò non pensate di fare copia e incolla, contattate sempre uno specialista per andare a vedere la vostra situazione nel dettaglio. Oggi in questo video voglio semplicemente condividere la mia esperienza e magari al suo interno, vedendo la mia esperienza, potete trovare anche qualche spunto o idea da poi discutere con uno specialista. Detto questo, come sempre in descrizione trovate l'indice di questo video ed ora mi piace e iniziamo. L'Ironman che farò sarà a settembre, il 21 settembre se non sbaglio, a Cervia, almeno quello è l'obiettivo, poi non so se riuscirò ad arrivare pronto, però credo di sì con la programmazione che stiamo facendo. Nel mentre avrò diverse altre gare, ho una maratona. Non so se proverò a fare il mezzo Ironman prima di settembre. Dopo ti girerò e abbiamo tutto un calendario con la scheda di allenamento e tutto il calendario. Tu hai fatto sempre questo oppure c'è triathlon oppure hai fatto altri sport? No, è la mia prima esperienza di triathlon. In passato ho giocato a calcio per un bel po' di anni, poi quando ho iniziato a viaggiare per mantenermi in forma palestra e correvo. Negli ultimi due anni, prima dell'infortunio che ho avuto, ho giocato a padel. Dopo l'infortunio adesso ho riniziato ad allenarmi in questo modo, quindi corsa, bici. Ho fatto già tanta bici, corsa e col nuoto sto ricominciando adesso. E sono molto scarso sul nuoto. Ok, quindi tu la preparazione effettivamente l'hai iniziata da settembre, giusto? L'ho iniziata effettivamente a ottobre, primi di ottobre, però quella in autonomo perché potevo solo fare ciclismo, quindi correvo un sacco di chilometri in bici perché non potevo correre e non potevo nuotare. La preparazione con tutti e tre gli sport l'ho iniziata poco più di un mese fa, metà gennaio. D'accordissimo, mi dicevi che ti alleni quasi tutti i giorni o tutti i giorni, cioè 7 su 7? Tutti i giorni, sì. Mi dicevi dall'una alle tre orette? Minimo un'ora, massimo tre per il momento. Cioè per dirti, oggi ho 10 km di corsa, poi ho degli allunghi e poi ho mezz'oretta circa di potenziamento. Dopodomani ho tre ore di bici, quindi dall'ora alle tre ore. D'accordo. Ti poi mi farei vedere la scheda completamente, ma... Sì. A che ora più o meno ti alleni innanzitutto? Dipende principalmente dagli impegni, però se sono a Dubai fisso di solito la mattina. Se invece come in questo momento sono in viaggio, dipende quando riesco ad infilarlo in mezzo agli appuntamenti. Per dirti, adesso andrò ad allenarmi appena finiamo questa chiamata, quindi prima di pranzo. Quando mi dici che ti alleni la mattina a Dubai, ti alleni a digiuno oppure ti alleni dopo comunque colazione? A digiuno, mi trovo meglio a digiuno. Mentre mi dicevi, quando sei in viaggio ti capita di allenarti come adesso, anche prima di pranzo, talvolta al pomeriggio, cioè è proprio variabile l'orario, giusto? Anche a Dubai, se ho degli impegni particolari, mi capita di allenarmi al tramonto, quindi prima di cena. Di solito mi alleno prima di colazione o prima di cena. Quindi 7 su 7, allenamenti prima di colazione o prima di cena, che vanno dall'oretta alle tre orette, ma ti capita mai di fare due allenamenti in un giorno? Sì, però uno di fila all'altro, cioè esempio, corro un'ora e mezza e dopodiché faccio mezz'ora di nuoto, quindi penso che conti come un singolo allenamento, però per me è un doppio. Sì, fondamentalmente si tratta di due allenamenti divisi, ma comunque che poi unisci nel tempo, quindi fondamentalmente singolo allenando lo fai tutto quanto in un momento della giornata. Più che altro queste domande te le faccio per capire un pochettino come gestire l'alimentazione poi. Allora, in primo luogo, perché in base alla durata dell'allenamento dobbiamo capire se è necessario, perché comunque lo è nel momento in cui tu ti alleni comunque in tutti degli sport che sono di endurance, d'accordo? E nel momento in cui comunque superi un determinato tempo allenante, solitamente si fissa 90 minuti e tu lo fai molto spesso, quindi molto spesso gli allenamenti sono magari di due o magari di tre ore, sono allenamenti anche appunto uniti, che quindi son due più lunghi, magari ha senso anche mangiare durante, d'accordo? Soprattutto per il fatto che ti alleni a digiuno. E poi soprattutto per gestire un pochettino anche l'alimentazione, cioè sapere in che momento della giornata ti alleni per capire quali passi devono essere utilizzati, ok? A che orario fare i diversi passi, d'accordo? Chiaro. Quanto spesso ti capita di essere in viaggio? Almeno una volta al mese, sono fuori da Dubai almeno per una settimana, una volta al mese. Quanto tempo fa sei stato seguito dal nutrizionista? Quando preparavo la maratona, due anni fa ormai, più di due anni fa. L'obiettivo era appunto quello di preparare la maratona, quindi ottimizzavi un pochettino. Esatto. E all'epoca avevate anche degli obiettivi in relazione al peso?
oppure unicamente performativi? Unicamente performativi, poi per carità volevo dimagrire un po', volevo assottigliare la massa grassa, però all'epoca c'era un obiettivo anche di definizione, ma era al di là della maratona. Ora invece per quel che riguarda l'Ironman non ho particolari, cioè mi piacerebbe essere più definito, però già lo stato delle cose va. Mi trovo abbastanza bene, perciò l'obiettivo è più che altro performance, cioè riuscire a performare al meglio. D'accordo, d'accordissimo. Nella tua vita hai avuto mai sovrappeso, sottopeso, cioè, oppure hai avuto sempre un peso che è stato abbastanza stabile con quello attuale, da quando comunque sei adulto, oppure in relazione con quell'altezza? Ho avuto un leggero cioè ero in sovrappeso quando ero adolescente, quindi tra i 14 e 16 anni, però poi dopo i 16 anni ho sempre avuto più o meno lo stesso peso. Cioè io sono alto 1,87 e ho sempre pesato tra i 78 e gli 85 kg. Sono sempre stato su quella soglia lì negli ultimi 10 anni. In momenti dove mi alleno meno arrivo tendente agli 85, in momenti dove mi alleno di più. Poi dipende anche cosa faccio, se sono allenamenti muscolari sviluppo, che ne so, per esempio quando Più giocavo a massa padel muscolare. pesavo di più per il semplice motivo che allenavo molto le gambe, avevo delle gambe molto più, diciamo, pesanti e muscolose. In D'accordo. questo momento penso che peserò attorno agli 84 kg più o meno. Ok. Avrò una massa grassa tra il 12 e il 15%. Poi non so misurarla, perciò dovrei fare delle misurazioni. Però vorrei essere più definito, però allo stesso tempo sono soddisfatto con il mio attuale fisico. Allora, del peso, cioè di avere il peso preciso, abbiamo bisogno, diciamo adesso, pure di monitorarlo nel tempo, d'accordo? Quindi una cosa che magari poi, il fatto che mi manderai adesso, appena chiudiamo magari la call, magari anche le prossime volte appunto, il tuo peso, così che lo registriamo anche per capire un pochettino in base all'apporto energetico che poi cercheremo di seguire nel piano. In base all'apporto energetico, se stiamo in normocalorica, che più o meno sarà quello che cercheremo di fare, adesso poi valutiamo. Se siamo in ipocalorico, se siamo in cercheremo di evitare l'ipercalorica. In relazione al peso che mi hai detto adesso, 1,87 per 84 kg, ovviamente non si tratta di un sovrappeso. Ed è anche vero che fondamentalmente, in base allo sport che pratichi, hai bisogno ovviamente di una buona struttura anche muscolare, e quindi questa necessariamente comporta il fatto che tu abbia un determinato peso. Però ti dico, generalmente tutti gli sport che pratichi, cioè l'unione di questi tre sport, beneficiano, soprattutto per quanto riguarda la bici, soprattutto per quanto riguarda magari la corsa, beneficiano del fatto che tu pesi meno, cioè nel senso, se tu non E BMI allora va dice. benissimo, se posso dimagrire io sono contentissimo. Ti seguo e possiamo Ok. anche tirare giù di 3-4 kg, son Mi contento. hai intercettato perfettamente, cioè nel senso, ma non è tanto per un fine estetico, però abbassare un pochettino la percentuale di grasso e verosimilmente anche sacrificare un pochettino la massa muscolare, passami il termine, più inutile perché magari non è direttamente finalizzata alla performance, alla prestazione, può avere senso, d'accordo? Nell'ottica Ok. migliorare magari quella che è la tua performance, appunto. Quindi Ottimo. proveremo a, verosimilmente, se il peso poi attua quello che mi hai detto. Io quando sono a Dubai ho sempre una bilancia smart e ogni settimana più o meno mi peso. Negli ultimi 18 mesi sono sempre stato tra gli 84 e 86 kg, quindi attorno a quel peso lì. Se dimagriamo va Ok, benissimo. ecco, ti dico, 187 per 86 kg è un ottimo peso, vuol dire che hai comunque un'ottima struttura muscolare, soprattutto se hai quel livello di definizione lì. Però fondamentalmente cercare di portarlo un pochettino più giù, cercare poi magari stabiliamo un BMI, un indice di massa corporea da tenere, perché magari è un giusto connubio tra l'avere sufficiente massa muscolare e l'avere poi un peso abbastanza leggero che ti puoi portare per una performance che è lunghissima durante l'Ironman, quindi in cui devi fare la parte di corsa, la parte di bici, la parte di nuoto, sicuramente ti avvantaggia, d'accordo? Ottimo. Soprattutto ti ripeto, nella corsa e nella bici. Quindi verosimilmente possiamo raggiungere un pochettino anche quell'obiettivo lì di definizione maggiore. Perché poi ovviamente quello che vogliamo perdere maggiormente è la parte adiposa, che è la parte che un pochettino poi ti porti da presso per tutta Chiaro. la gara, no? Ti dico però anche, ti metto subito in guardia su una cosa. Vero, dobbiamo dimagrire, ma dobbiamo cercare di farlo nel modo migliore possibile e in una maniera molto delicata, molto sottile. Perché se tu tagli troppo, per esempio,
ovviamente non hai E le muoio risorse durante un necessarie per poterti. allenamento. Hai capito perfettamente, quindi dobbiamo cercare di essere delicati, davvero pian pianino. Allora, descrivimi un pochettino cosa ti ha insegnato questo nutrizionista che hai avuto, come stai mangiando adesso, che indicazioni stai seguendo. Guarda, farei una figuraccia. È meglio se mi consigli tu Chiaro. quello. No, ti posso dire quello che tendenzialmente mangio Esatto, in sì. questo momento. La domanda è proprio questa, nel senso che ti costruisco per la dieta in base a quelle che sono le tue abitudini, d'accordo? Quindi dimmi un pochettino quali sono le tue abitudini attuali, ecco. Di solito a colazione, quindi dopo allenamento, se mi alleno la mattina, mangio quasi sempre uno yogurt magro con miele e banana, tre quarti delle volte. In alternativa, se sono in viaggio, molto spesso diventa una colazione veloce, quindi caffè con quasi sempre yogurt con qualcosa, granola piuttosto che frutta e miele. Invece pranzo, tre quarti delle volte carboidrati. Quindi pasta con un qualsiasi condimento in base alla giornata. E la sera mangio quasi sempre pollo con insalata di solito. Cioè, questo è quello che mangio per la maggiore. Poi, ovvio, dipende anche dalla giornata, varia molto. Per esempio, questa mattina che sono qui a Padova, ho bevuto un caffè e mi sono mangiato un po' di biscotti, che non è proprio il top, Ok. però questi qui avevo qui a Padova perché non sono qui mai e quindi infatti mi sento più pesante, tra virgolette. Va bene. Allora, innanzitutto, in grande linea ho capito che fai circa tre pasti oppure fai anche degli spuntini a metà mattina o metà pomeriggio o dopo cena. Raramente faccio spuntini, perché ceno tre quarti delle volte, ceno tardi. Se faccio degli spuntini, bevo degli smoothie a metà pomeriggio, quindi frullati di frutta o frullati con proteine o con qualcosa. Ok, quindi generalmente fai solamente tre pasti. A colazione mi sembra di aver capito che prendi lo yogurt magro, ma è greco? No, è uno yogurt O magro, lo yogurt magro. classico? Non lo trovo nell'app dove ordino il cibo e dove sono comodo per ordinare il cibo. La spesa la fai sempre tramite app? Sì, 90% delle volte sì. Va bene, quindi prendi lo yogurt classico. A volte mangi soltanto il frutto senza mettere altri carboidrati, che ne so, pane, granola, oppure li metti sempre sia la granola che Di solamente magari solito, yogurt. se sono a casa a Dubai, è solo banana, miele e yogurt magro e basta. E poi tiri avanti fino al pranzo? Sì, bevo tanto. Sì, poi c'è anche da considerare che io faccio colazione tardi se mi alleno, perché metti che mi sveglio alle 8, inizio ad allenarmi alle 8 e mezza, se l'allenamento dura 2-3 ore, ho finito di allenarmi alle 10 e mezza e poi pranzo all'una, una e mezza. Durante l'allenamento adesso non stai prendendo niente? No, acqua e basta. Nemmeno Energy Gel? Simone non ti fa prendere niente per adesso? Mi ha detto di prenderli, però poi non abbiamo più approfondito, no, in questo momento zero. Invece, dopodiché quindi vai direttamente a pranzo, ecco perché non fai lo spuntino, perché comunque ti alleni, poi vai direttamente a pranzo. Pranzo, mi hai detto che fai la pasta, più o meno quanti grammi? La pesi? E Sì, 125. mi hai detto che ci metti dentro un condimento. Sì, spesso è pesto perché è veloce. In alternativa Ok. passata è tonno. Questi sono quelli che vanno per la maggiore, 90% delle volte è così. Ok. Ok, sono un po' diversi fra di loro. Uno dei due mi piace di più, adesso ti spiego il perché. Se è il pesto, top, perfetto. Ho una brutta notizia. No. Allora, se è passato il tonno, come vedi, è un piatto più completo, perché comunque Sì. ha l'apporto di proteine, ha l'apporto di verdure, che è la passata, anche se non è la migliore verdura, perché ovviamente perde tutte le fibre essendo passata, ha i carboidrati, gli metti magari dell'olio, c'ha i grassi, quindi è un pasto completo. Se invece fai il pesto, il classico pesto, pasta, carboidrati, pesto, tanti tanti grassi, e ci può andare bene, ma ti manca l'apporto proteico. È vero che non fai bodybuilding, ok? Quindi non fai uno sport in cui un fabbisogno proteico molto elevato perché vuoi strutturare la massa muscolare, però ci sono delle cose da considerare. Ti alleni tanto tanto tanto, ok? Quindi hai dei volumi allenanti molto elevati, perché treni 7 giorni su 7. Almeno sono 10 ore, 12 ore, penso anche di più di allenamento a settimana. Quindi ti alleni veramente molto e questo fa alzare un pochettino il fabbisogno proteico, non proprio poco. E nel momento in cui cominciamo a strutturare una dieta ipocalorica, considera che il tuo corpo, soprattutto se ha già una percentuale di grasso che non è elevatissima, si trova magari già di fronte un pochettino ad una scelta. Devo perdere massa muscolare o devo perdere massa adiposa, massa grassa. Molto spesso ti dico, se hai già poco grasso, magari è più indirizzato sul perdere più muscolo. Nell'ottica voglio dimagrire, voglio definirmi, avere una dieta un po' più ricca di proteine
è vantaggioso. Al momento tu, per come mi hai descritto la tua alimentazione, non sei particolarmente ricco, perché magari sì, la mangi a cena, però a pranzo a volte non ci sono. No, poi capita che ogni tanto uso quegli shake di proteine. Poi ti faccio vedere. Okay. Questi vanno assolutamente bene. Li uso come spuntino se mi alleno il pomeriggio sera, o a volte li uso come sostituzione della colazione se faccio particolarmente tardi, perché sono più leggeri e quindi so che poi tra un'ora e mezza mangio, e quindi dico ok, mi faccio solo uno shake al posto di mangiare lo yogurt. 3 volte a settimana lo faccio. Assolutamente, questo va bene, e magari noi li contestualizziamo all'interno poi del piano che ti costruisco. Possono essere ovviamente un'opzione da aggiungere magari allo yogurt, possono essere un'opzione da aggiungere all'acqua, e magari li possiamo mettere appunto come merenda o come colazione, o come sostituto di entrambi, e va assolutamente bene. Però ti dico, comunque anche per la tua altezza, per il tuo peso attuale, l'apporto proteico, facendolo soltanto a cena, per esempio, è uno shaker o 2 shaker, non ci arriviamo. D'accordo? Quindi, verosimilmente, okay, un'abitudine che dobbiamo cominciare a prendere è quella di cercare di completare i pasti, anche perché comunque in realtà è proprio una buonissima abitudine da tenere, cioè non è soltanto per alzare l'apporto proteico, è anche per avere un pasto più completo, mantenere una sazietà più costante, dei livelli di energia più costante, perché proprio cambia anche il modo in cui assorbi i nutrienti. Quindi cercheremo di completare proprio entrambi i pasti principali, d'accordo? Cominceremo a prendere un pochettino questa abitudine. Poi ovviamente le quantità le si vede. Per cena invece mi sembra vada bene, comunque prendi il pollo, immagino che poi ci siano dei sostituti, adesso vediamo un pochettino quali. Però una cosa ti volevo chiedere: mangi anche dei carboidrati alla cena oppure no? Spesso no, se capita mangio zuccheri, perché che cavolo ne so, aggiungo un gelato dopo cena, però capita, cavolo ne so, il venerdì sera. Anche qui in realtà abitudine un pochettino non ottimale, cioè quello che stai facendo adesso è un po' una sorta di dieta dissociata, quindi cerchi di mangiare, quello magari non lo fai apposta, però mangi magari le proteine a cena senza carboidrati e i carboidrati a pranzo senza le proteine, e non vanno bene entrambe le cose, anche perché nella tua ottica, okay, perché invece, vabbè, le proteine te l'ho spiegato, per quanto riguarda i carboidrati in realtà tu nella tua dieta, facendo degli squat lì, in realtà sono più squat, tutti quanti di endurance, hai bisogno di una dieta molto ricca in carboidrati, d'accordo? È così, se mangi soltanto 125 grammi di pasta e poi mangi la granola a colazione, oppure addirittura mangi soltanto il frutto a colazione e poi fondamentalmente non mangi carboidrati a cena, sei veramente troppo troppo basso, senza contare che sottovaluti il fatto che allenando del digiuno, quello là, sì, la cena è il tuo pasto pre-workout, è il pasto prima, okay, dell'allenamento, cavolo, quindi è molto importante che ci siano dei carboidrati lì, perché, okay, se non li metti arrivi scarico fondamentalmente, quindi non ottimizzi le performance. Ok, capito. Quindi il pollo, allora, lo mangio con le patate. Bravissimo. Allora, ottimo, ci sono sicuramente tante robe da migliorare, ma è un buon segno in un certo senso, perché se ottimizziamo queste cose vedrai che ci faranno proprio dei grossi miglioramenti anche in ambito di performance, quindi vuol dire che abbiamo tanto potenziale. Ok, quindi in realtà abbiamo tante abitudini su cui lavorare, questa cosa magari può essere più difficoltosa, però ti dico, abbiamo tanto margine. Ma guarda, considera che io mangio qualsiasi cosa, l'unica mia priorità è il tempo. Se riesco ad avere quel cibo in poco tempo lo mangio senza alcun problema, non ho problemi a cambiare tipologia di dieta. Io faccio la pasta a pranzo perché in tutto ci metto 10 minuti a prepararla e quindi mi è comodo. A cena mangio il pollo con l'insalata, perché vado al supermercato sotto casa e c'è il bancone del pronto, io prendo il pollo già pronto, l'insalata già pronta e me la mangio. Se riesco ad ottimizzare questa cosa per quel che riguarda il tempo, ti mangio qualsiasi cosa. Va bene, allora io penso di... Se mi dici di preparare pasti particolari, non lo farò, te lo dico già, anche se è la cosa migliore, certo, per me. Certo, ci mancherebbe, no, io te l'ho detto all'inizio, cercheremo di trovare un pochettino una quadra che sia proprio costruita sulle tue abitudini e sulle tue esigenze, no? Ti posso darti la dieta perfetta, ma se tu non la puoi seguire, non la riesci a seguire, che senso c'ha? Yeah. Infatti ti volevo appunto chiedere, per il discorso che viaggi tanto, no? Che ti sposti molto da Dubai, quando sei fuori ti capita molto spesso, immagino, di mangiare fuori. Sì. Allora, verosimilmente ti do un consiglio. Questo consiglio cerca di segnartelo abbastanza bene in mente, no? Ma tanto poi comunque è registrato, quindi te lo puoi rivedere più volte. Avrai un pasto, come adesso, che è più ricco di carboidrati e meno ricco di proteine, sì, che sarà il pranzo, però avrà comunque delle proteine. Ci sarà un pasto, che invece è la cena, che sarà più ricco di proteine e meno ricco di carboidrati. Quando ti trovi fuori, d'accordo, sei ad Amsterdam, sei in Italia, sei ovunque tu sia, cerca di mantenere un pochettino questo in direzione. Quindi quando ti trovi a fare una pranzo, cerca di trovare qualcosa che abbia non troppe proteine, ma sufficientemente carboidrati. Non lo so, okay, il sushi, ovviamente in delle quantità adeguate, il sushi, la poke,
la Caesar salad, insomma diverse cose che comunque abbiano abbastanza carboidrati e non troppe proteine. Invece, al contrario, quando ti troverai a cena, comunque rispetta il piano alimentare, cioè cerca di provare a seguire il piano alimentare più che puoi. Quindi magari orientati su in qualcosa di abbastanza proteico, mangio la tagliata di pollo, mangio la tagliata di carne, mangio la grigliata di pesce, con i carboidrati che poi siano sufficienti, magari quelli che troverai nella cena, più o meno poi ovviamente non puoi pesare le cose quando sei fuori, però più o meno ti Chiaro. orienti nelle porzioni e cerchi comunque di mantenere questo schema qui, d'accordo? Ok. Anche quando sei fuori, quindi puoi seguire la dieta, non precisamente al 100%, è ovvio, anche quando sei fuori. È come l'allenamento, ti alleni anche quando sei fuori da Dubai, però non sei precisissimo al 100%, cioè non puoi fare per esempio la bici, immagino, ti porti la bici. Stessa cosa cercherai di fare a livello alimentare, d'accordo? Quindi puoi seguirla anche nei momenti in cui non sei praticamente. Io, dato anche questa esigenza tua, e poi soprattutto immagino che uno sia di vita abbastanza movimentato, io quello che ti darei sarebbe una dieta con sostituzione. Quello che ipotizzo è non darti uno schema settimanale, lunedì mangiati per forza questo, che poi magari sei, non lo so, a New York e non riesci. Chiaro. Ma piuttosto uno schema con sostituzioni, in maniera tale che tu vedi tutte le possibilità che puoi mangiare, quindi puoi vedere tra i carboidrati posso scegliere tra queste 10 opzioni, tra le proteine tra queste 6 opzioni, e poi dopodiché decidi. Ok, quindi cerchi di fare un pochettino la somma, ok, mangio le patate, il pollo e l'insalata, oppure mangio la pasta, il tonno e il pomodoro. Cose da evitare assolutamente. Ma non c'è nulla che devi evitare assolutamente, ma devi più che altro bilanciare un pochettino le frequenze. Quindi se c'è qualcosa, non lo so, mi ha detto il venerdì mangi gelato, non è che è da evitare completamente, però se lo mangi il venerdì va bene, se lo mangi tutti i giorni no. Chiaro. Il pollo è una cosa che puoi mangiare più spesso, l'insalata la puoi mangiare tutti i giorni. Chiaro. Ok? Allora ti chiedo se c'è qualche alimento che non ti piace o che non riesci a trovare quando sei a Dubai, che quindi magari mi dici, guarda Lu, non mettermelo nella dieta perché... Guarda, sono sincero, tipo a cena e spesso anche a pranzo, poi dipende, almeno una volta al giorno io vado in questo supermercato col bancone delle cose già pronte e gli dico questo, questo e quell'altro. Perciò la cosa ideale è che ti faccia la foto o il video del bancone. Così vedi co cosa c'è, perché io sono comodissimo, cioè vado giù, mi costa poco, è veloce e ho il pasto pronto. Mi faccio anche la camminata per arrivare in supermercato, Ok, così faccio un po' di stretching dopo essere stato davanti al computer e sto da Dio. ok. Puoi scegliere le quantità? Sì, me le pesano. Cioè, gli dico 100 grammi, 200 grammi, quel cavolo che Fantastico questo posto. Ok, fantastico. è. Cioè, tre quarti delle volte la sera o prendo il petto di pollo con insalata, patate, quel cavolo che c'è. Ci sono un po' di scelte, poi alla fine sono sempre quelle 20. Però io sono comodo così e mangio quello. Bene, bene, bene. Ok, dobbiamo cercare di bilanciarlo il più possibile. Poi, Mi per dicevi quello invece? che posso aggiungere o trovare, si trovano le cose. La mia unica esigenza è proprio il discorso di tempo e comodità nel poi trovarle. Ti faccio giusto qualche domanda sulle categorie alimentari. Ti volevo chiedere, il latte ti piace? Quello vegetale, tipo quello di soia? Lo Sì. yogurt ti piace? Quello greco mi hai detto che non lo riesci a trovare, Lo ma se posso facessimo una provare a ricerca... cercarlo meglio. Si trova, per carità. È che ormai sono abituato e quindi quello greco facevo difficoltà a trovare quello magro, però il greco normale lo trovo. Ok. Nessun tipo di problema con il cibo. Mangio qualsiasi cosa. Le uova? Sì? Di solito le faccio bollite sempre per una questione di comodità, perché se no devo lavare la padella. Ci sta, ci sta, ci sta. Ok, ho Sì, capito qual è è tutto. il È mezzo tutto in funzione, del dei tempo che poi tempi. devo impiegare a fare altre cose. Il pesce ti piace? Sì? I legumi? Sì, anche il problema è che quelli lì per cuocerli ci impieghi un bel po'. Ti svolto la vita, puoi prendere quelli in scatola. Ok. Sono già pronti. Ok. Scatole in barattolo. Frutta secca ti piace? Sì, la mettevo nello yogurt, se capitava. E poi, domanda da un milione di dollari, il tofu, il tempeh e il seitan ti piacciono? Oppure non li hai mai provati? Oppure... Mi piacciono, la mia ragazza è innamorata della miso soup e quindi spesso la bevo, mangio, vedi te come, qual è la definizione anch'io. E lì è pieno di tofu. Ok, perfetto, d'accordo. In realtà ci siamo su tutto. Le uniche domande ancora che ti voglio fare sono in merito al tuo stile di vita, ovvero quanto ti muovi durante una giornata a parte lo sport, quindi se poi durante la giornata magari stai molto molto fermo, oppure cioè lavori tanto al computer, oppure comunque ti capita di camminare tanto, di spostarti tanto. Guarda, al di là dell'allenamento mi sposto veramente poco, veramente poco. Poi per carità ho le scrivanie che si alzano, quindi lavoro da in piedi. Però
molto spesso. Ultimamente ho anche preso una treadmill e quindi cammino lentamente mentre sono davanti al computer, proprio per un discorso che mi faceva mal di schiena stare seduto così tanto. Magari sono in piedi che mi sto muovendo, ma sono nello stesso posto per ore. Però comunque un po' di movimento giornaliero c'è, a quanto ho capito. Stai sì, molto tempo in piedi. E oltre all'allenamento, poi o pranzo o cena, sicuramente una delle due vado a prendermela a un chilometro di distanza a piedi, così faccio una camminata. Però sì, quello è il mio movimento, l'allenamento, e poi andare a prendere uno dei due pasti. E poi vabbè, esco 3 o 4 volte a settimana, in base agli appuntamenti. Poi ti chiedo, in realtà in base al sonno, come dormi e quanto dormi? Almeno 8 ore. Tendenzialmente mi addormento verso il mezzanotte, l'una, poi dormo tra le 7 e le 9 ore in base alla giornata. Poi ovvio, se ho altri impegni dormo meno, 6 ore. Di solito dormo sempre 7-8 ore. Ieri sera, per esempio, sono andato a letto alle 11:30, mi sono svegliato stamattina alle 8 ore e mezza, però dormo parecchio. Va bene, giusto per escludere, essere attenti a qualcosa, sei allergico a qualcosa, hai qualche patologia? No, zero. Va bene, allora noi ci siamo, Riccardo, c'è qualcosa che secondo te non ci siamo detti che è importante che io sappia? Ci sto pensando, ma no, l'unica mia esigenza è fare in modo che i pasti siano facilmente accessibili, perché tendenzialmente io cucino una volta al giorno, ma cose veloci, e anzi, se potessi cucinare mai e le cose costassero poco e potessi reperirle altrove, non cucinerei mai. Allora, considera che con la dieta avrai proprio una lista di ingredienti, quindi fondamentalmente sta a te. È ovvio che se vuoi mangiare bene, gourmet, stellato, puoi prendere quegli ingredienti e farci le cose più buone che vuoi. Io ti posso dare anche qualche idea. Però di base puoi prendere veramente 3 ingredienti e fare tutto, quindi puoi prendere pasta, legumi, i legumi in barattolo, li sgoccioli, li sciacqui, metti la pasta o il couscous ancora 5 minuti, ok? E hai finito, cioè il couscous 5 minuti, i legumi li devi soltanto sciacquare, li metti insieme e hai finito, voilà. Ok? Cioè di base puoi cucinare in un minuto come in un'ora, d'accordo? Chiaro. Quindi sta abbastanza a te questa cosa, però stai tranquillo che ci sarà la soluzione. Poi un'altra cosa che ti posso consigliare è cercare, magari, visto che vuoi ottimizzare i tempi, ti capisco, cercare di ottimizzare un po' i pasti, quindi faccio la cosa un po' più gourmet, non lo so, a mattina faccio i pancake, li faccio per 3 volte, faccio 3 volte le dosi della mia colazione, però li faccio per 3 volte, così che c'ho domenica, lunedì, martedì, magari li faccio la domenica, che è il mio giorno libero, quindi magari mi sveglio più tardi, faccio i pancake, poi esco, però ne faccio 3 dosi, così che poi lunedì e martedì c'ho ancora i pancake, li metto un attimo a scaldare, faccio il brunch, ti segui? I pancake, per esempio, è facile che se tu mi dici di farli, io non li farò. Ci sono sincero, però per dirti, giusto per dirti, era un esempio, può valere. Sì, no, ma mi è chiaro. Poi l'altro discorso è quando sono in viaggio, che 90% delle volte mangio fuori. Lì ristorante indicherò i pasti, cioè le cose che devo mangiare e via. Come ti dicevo, proteina grande, magari sulla tagliata, sulla grigliata di pesce, sulla grigliata di carne. Invece se sei a pranzo e quindi hai poche proteine e tanti carboidrati, magari vai sulla polca, vai sul sushi, vai sull'insalatone con dentro i carboidrati, quindi che sia del pane, che sia qualcos'altro. Ottimo, grande. Va bene, allora ti dico cos'altro mi serve. Io ti manderò adesso delle guide proprio sul cellulare, su WhatsApp, su come si prendono alcune circonferenze. Vorrei che mi prendessi alcune circonferenze che sono la vite, i fianchi, il braccio e la coscia, così che noi ogni volta che ci vediamo, ti dico ci vedremo ogni mese e mezzo circa, quindi adesso magari ci vedremo poi per inizio aprile, qualcosa del genere, così mi aggiorno un pochino su tutto, poi magari comunque abbiamo il contatto, quindi mi riscrivo su WhatsApp, sì. Se dovessi avere delle esigenze, dei dubbi. Magari ogni volta che comunque facciamo un check ufficiale, mini call, o comunque ci aggiorniamo su tutto, vediamo poi come siamo più comodi entrambi, mi aggiorni soprattutto su questi dati qua, così io capisco un pochettino come sta andando il piano alimentare dal punto di vista degli obiettivi anche fisici. D'accordo? Poi ci aggiorniamo anche su come stanno dal punto di vista performativo. Mi racconti che mi alleno molto bene, mi alleno con più energia, mi alleno con meno energia, ultimamente viene più difficile. E vediamo un po' che ti devi ottimizzare tutto. D'accordo? Va benissimo. Hai qualche dubbio, qualche domanda? Nessun dubbio, nessuna domanda. Anzi, grazie mille. Chiaro? Fantastico. Allora ci siamo. Grande. Ti consegnerò la dieta, dammi circa una settimana di tempo, d'accordo? Nessun problema. Intanto inizio con le indicazioni che mi hai dato, così mi porto tutti già consigli che ti ho dato. Poi ti do tutto quelle quantità e tutto. Va bene, allora direi che abbiamo Ottimo. Fatto. Grazie mille e buona settimana, veramente grazie. Buona settimana, aggiorniamoci.